Beh, quello che appunto si sa è che il tempo di incubazione va intorno alle 2 settimane, per cui noi stiamo ancora vivendo gli effetti del lockdown. Quindi noi riusciremo ad avere dei dati, i primi dati sull'effetto di queste riaperture appunto la prossima settimana, insomma da domenica, lunedì si comincerà a vedere l'effetto, però sicuramente sarà spalmato durante la settimana successiva. E gli effetti invece di queste ulteriori riaperture che verranno fatte appunto a partire da lunedì, li vedremo a inizio giugno, quindi è tutto un po' sfalsato. È un progetto di riapertura graduale che è stato giustamente graduale perché bisognava evitare di ritornare rapidamente in una situazione non controllabile come quella che abbiamo vissuto nei mesi passati, nelle settimane passate. Il senso è quello di quello che un po' è stato di gestire l'epidemia, l'emergenza, permettendo di svuotare gli ospedali, permettendo di liberare le terapie intensive e nello stesso tempo di studiare meglio la malattia, organizzarci, identificare delle strategie terapeutiche efficaci, un controllo del territorio attraverso i medici di famiglia. E poi c'è quella annosa questione che purtroppo ancora non è stata davvero messa in atto del tracciamento dei contatti, dell'app, dei tamponi per identificare gli eventuali focolai che probabilmente si ripresenteranno perché il virus è ancora in circolo, per cui è probabile che nelle prossime settimane ci possano essere dei nuovi contagi che però noi dovremo essere in grado, se abbiamo gli strumenti, di identificare subito e di tamponare, ecco, in qualche modo. Diciamo che è un rischio calcolato, però bisogna essere pronti a intervenire con gli strumenti giusti che oggi sicuramente anche voi conoscete di più. E quindi